richiesto un impegno maggiore. Avrebbe dovuto sopportare altissime temperature per lunghi periodi e a Mach 3, in alcune aree del suo rivestimento, vi sarebbero state temperature comprese tra 400 e 600 gradi. Per questo motivo, nonostante il costo del materiale e le difficoltà della sua lavorazione, gran parte della cellula dell'aereo fu costruita in lega di titanio. Per i materiali destinati ad operare in condizioni estreme, si richiedevano lavorazioni altrettanto complesse, come l'impiego di questa pressa destinata ad operare a 800 gradi. Nessuna attrezzatura di questo tipo era stata necessaria prima dell'avvento del Blackbird. La Lockheed dovette realizzare diverse attrezzature specifiche, parte delle quali fu scartata in quanto non rispondeva ai requisiti richiesti. La lavorazione del metallo con forni e presse speciali costituiva solo il primo passo della costruzione. Queste parti erano in effetti molto grezze e richiedevano ulteriori interventi per essere portate alle minime tolleranze necessarie. La Lockheed sviluppò delle speciali fresatrici automatizzate e nuovo era anche il sistema di taglio mediante fluidi ad alta pressione. Ogni Blackbird era costituito da una serie di sezioni costruite separatamente e poi unite insieme. Questo metodo faceva risparmiare manodopera e spazio. Non era solo il rivestimento dell'aeroplano ad essere soggetto all'estremo calore. Alte temperature si sviluppavano anche all'interno. E si dovettero creare dei cavi in grado di sopportare quasi 500 gradi. Naturalmente, fu necessaria una certa quantità di prove statiche per verificare i dati di progetto. I carichi aerodinamici furono simulati con sistemi idraulici che premevano sulla cellula.
I singoli componenti furono provati fino alla distruzione. Le ruote, unitamente ai pneumatici e agli interi carrelli, furono assoggettate a sforzi corrispondenti a quelli di un violento atterraggio. Il 13 settembre 1964, l'YF-12A divenne il primo modello della famiglia presentato alla stampa. Inutile dire che la sua apparizione fece sensazione. Durante questa apparizione, i giornalisti ebbero modo di esaminare il prototipo da vicino ed assistere ad una sua esibizione in volo. Per la stampa specializzata, quest'aereo sembrava piovuto dal cielo, nel senso che non si era a conoscenza di una specifica che lo riguardasse. Kelly Johnson affermò che era la sua proposta per un nuovo intercettatore a lungo raggio. La più visibile differenza tra l'F-12 e gli altri Blackbird era costituita dagli intagli nel muso per i sensori infrarossi e dalla carenatura dell'antenna radar a sezione circolare. Per compensare la perdita di stabilità causata dalla riduzione della chiglia attorno al muso, furono aggiunte delle piccole pinne sotto le gondole dei motori ed una più grande centrale che veniva abbassata in volo. Alle velocità alle quali l'F-12 avrebbe dovuto combattere, un cannone non sarebbe stato utilizzabile, per cui si dovettero realizzare dei missili concepiti ad hoc.